Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di zucchine, mandorle e basilico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a pezzetti, mandorle con la buccia, mandorle pelate, parmigiano, pecorino, basilico, aglio, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle con la buccia e le mandorle pelate. Ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il pecorino, l'aglio, il parmigiano. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le zucchine. Ed il basilico. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 8 spatolando. Aggiungere l'olio. Il sale, il pepe ed azioniamo il bimby per 50 secondi da velocità 6 a velocità 8 spatolando. Il pesto è pronto, trasferire in vasetti di vetro. Pesto di zucchine, mandorle e basilico. Si conserva in frigo per 5-7 giorni. È possibile congelarlo. Ideale per condire la pasta o da spalmare su crostini e bruschette. Grazie e alla prossima ricetta!